Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi, come vedete, non sono da solo. Sono con Sara. Ciao Sara. Ciao. E con Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. E oggi faremo un viaggio conoscendo una pianta che è tanto scartata, un pochino odiata a volte anche, quanto invece fantastica, che è la vitalba. In particolare andremo a creare queste bellissime stuoie con la vitalba che ci servono, ve lo spoilerò già, per seccare pomodori, fichi, l'uva, eccetera, eccetera. E sarà Giovanni che ci accompagnerà nella costruzione di questi oggetti. E poi andremo a creare qualcos'altro di davvero utile per il nostro orto. Rimanete fino alla fine perché Sara ci farà scoprire un mondo veramente incredibile rispetto al creare con i materiali naturali. Dove siamo a fare tutte queste belle cose? Siamo a Terra il Glicine, a Vaglia, provincia di Firenze. Ma a questo punto partiamo subito con la prima delle cose che faremo oggi. Andiamo a capire come costruire i graticci. Ci racconti un po' dove li hai visti per la prima volta, come mai sono fatti così? Raccontaci un pochino. Ma io per la prima volta li ho visti da ragazzo, dove sono nato. E dove sei nato? Sono nato a Radancanti. Non mi ero più interessato a queste cose qui, fino a quando uno di questi, quello originale, questo è quello originale, questo c'ha oltre 60 anni, per l'appunto, mentre ero lì che stavo lavorandone uno, è capitato Sara. Eccola qua. Che non so perché gli è piaciuto, la si è innamorata di questo. E da lì gli è venuto fuori tutto questo discorso di dovergli rifare. Lei l'ha contribuito a rifargli. Allora adesso si parte. Operativi, andiamo a raccogliere le vitalbe per fare questo lavoro. Facciamo due passi, andiamo ai margini del bosco qui vicino e fisicamente le andremo a raccogliere. Allora, siamo davanti a una vitalba che si arrampica, io dico che 15 metri, 20? Abbastanza. Come va scelta? Lo spessore e c'è l'anzianità. Questa è una vitalba giovane, non è buona per fare quello che si deve fare noi. Non è ancora abbastanza flessibile. Questo di un anno non va bene, questo di due anni, va perfetto. Le devono essere in massimo la grossezza di una sigaretta. Per esempio questo è assolutamente troppo grosso. Ha lo stesso colore ma si vede che ha più di due anni. Anche questo è troppo grosso. Quindi possiamo fare pezzettini di quanto? Di un paio di metri? No, ma se ne può fare anche di quattro. Perfetto. Più lunghe le sono, meglio è. Ottimo. Questa è una vitalba, è già secca. Quindi questa è da escludere perché questa non è buona. Quindi quella secca, niente. Queste secche non c'è nulla. Anche perché si spezzano, non vedo. Non si possono andare. Guarda qua. Questa è proprio quello che ci vuole perché è la misura giusta. Come spessore. Come spessore. E per il resto Giovanni si può anche proprio tirarsene giù tutte? Eh sì, sì. Ci si mette qui, ci si aggrappa e si tira? E si tira. Porca miseria. Il momento di raccoglierlo è, diciamo, marzo-aprile. Inizio della primavera, quindi. Poco prima che le comincino a germogliare. Sì. E anche una volta che l'hanno già cominciato a germogliare, però prima che le facciano il fiore. Quando fioriscono, poi le si stroncano. Perché si rompono. Si rompono. C'hanno troppa linfa in giro, e si rompono. Si rompono. Okay. Mentre ora le si possano ancora piegare bene. Cominciare si incomincia con quelle più corte. Questo gli è sanguine, l'ho piegato e legato qui in fondo. E poi in mezzo ci ho messo questa qui. Perché sennò da qui a qua sarebbe senza niente in mezzo, sarebbe troppo il pezzo, diciamo, da coprire. Se fosse più grande, meglio metterne due. Perfetto. Di questi tramezzi. Benissimo. Cominciare si incomincia da qui, in fondo, e si cerca di girarlo. Va fatto passare una volta sopra e una volta sotto. E via, e così si deve seguitare fino a che non siamo in fondo. E invece di ripartire da qui, perché sennò ci si farebbe male, si riparte da qui. In modo che questo gli si passa sopra. Ah, gliel'hai passato sopra per fermarlo. Si passa sopra per fermarlo. Perfetto.
Allora posso provare? Maestro, allieva, mi dai il permesso? Certo. Vai, perfetto. Così si lascia un paio di centimetri, poi si infila dentro. Allora, qui c'è un nodo, lo taglio. Sarà, tocca a te. Vai, vai. Fa un po' in te. Vediamo se ho ricapito bene. A questo punto bisogna cercare di tenerlo il più possibile giù. Ah, tu vai a fare una spirale praticamente. No, e vuoi chiuderla, perché sennò sì, questi qui scappano in avanti. Ale. Vai. Bella, vai, spettacolo. Pronte? A te lavori. Allora Giovanni, noi ti si deve solo ringraziare, perché ora chi ci segue sappi che proveranno, eh? Quello sicuramente che proveranno. Allora grazie mille, noi andiamo avanti con Sara e andiamo a scoprire la seconda parte di questo ricchissimo video. Grazie Giovanni, alla prossima. Alla prossima. Allora Sara, raccontami un po'. Perché ti ha colpito questa roba qua? Il gancio è automatico rispetto a quello che fai di bello. Io mi occupo di arte, sono un artista, ho una formazione in scultura. Negli anni ho sviluppato una ricerca artistica che sì, coinvolge la creatività, ma anche il benessere. E c'è un legame tra queste due cose che oggi piano piano sperimenteremo. Questi materiali naturali mi hanno colpito veramente per una ricerca artistica. Negli ultimi anni mi sono interessata a installazioni di grandi dimensioni e sempre di più ho ricercato materiali sempre più sostenibili, fino a incuriosirmi a materiali che si trovano spontaneamente nel bosco. L'intreccio di questa bitalba, che è un oggetto utile, un po' dimenticato, mi ha fatto ricercare un po' più al di là del materiale, ma anche nella simbologia, perché come sappiamo la vitalba comunque è una pianta infestante che per pulire il bosco dobbiamo togliere, che però ha caratteristiche estremamente interessanti. È flessibile, possiamo fare degli oggetti appunto utili di questo genere, e l'idea è di creare un'installazione di grandi dimensioni con la vitalba. E quindi abbiamo già dato un piccolo spoiler di quello che faremo insieme dopo, perché lo spunto è quello di suggerirvi di provare a combinare qualcosa anche nei vostri orti con la vitalba, e ci faremo guidare da Sara in questo. Ed eccoci qua, abbiamo cambiato completamente ambientazione perché ci siamo spostati nel boschetto vicino a casa. Allora adesso è doveroso andare a conoscere un minimo la nostra compagna di viaggio, che è la pianta con cui lavoreremo, la vitalba. Ed eccoci qua, siamo venuti nel bosco, abbiamo preso un tralcettino di vitalba. Intanto, prima di tutto, è una liana, è lunghissima come la vite, come l'actinidia, la pianta del kiwi, e poi anche piante ornamentali come il glicine o la passiflora. Una cosa che abbiamo già accennato è che è scartata da sempre perché è una pianta infestante. Lei quando parte si arrampica e fa metri e metri in un anno, a discapito della pianta che la deve reggere, poverina. Quello che invece si conosce meno riguarda le sue proprietà. Vero Sara? Questa pianta è commestibile, quindi in primavera quando fa questi piccoli ributti, queste sono appunto commestibili e si usavano per delle frittate. Esatto, e online ci sono un sacco di ricette. Assolutamente. Anche soffritte con l'olio, eccetera eccetera. C'è da dire una cosa importante, che quando il ramo è già adulto, quindi per esempio già come questo, non è più da consumare, perché contiene delle sostanze un pochettino tossiche. E qua mi raccomando un'avvertenza: prima di andare a raccoglierla e consumarla, andate magari con qualcuno che conosce già la pianta, informatevi bene, perché a raccogliere erbe spontanee c'è sempre da stare attenti. Un'altra avvertenza: prima di raccogliere piante nel bosco, informatevi bene sui regolamenti del vostro comune, della vostra regione, eccetera, perché i boschi vanno prima di tutto tutelati. Spesso e volentieri si può, è una pianta infestante, ma informatevi prima. Ma non c'è solo l'uso come pianta mangereccia, ce ne sono anche altri, per esempio quello fitoterapico. Per esempio per i fiori di Bach. Fra l'altro raggiunge dimensioni considerevoli. Queste sono ancora piccole rispetto a cose che ho visto in giro, diventano davvero grosse. Esatto. Ed è questo uno dei motivi per cui fanno danno alle altre piante. Ci si arrampicano sopra, in qualche modo le soffocano, aggiungono peso, e noi sfrutteremo proprio questa caratteristica per costruire quello che abbiamo in mente. Andiamo di là e cominciamo? Andiamo. Vai. S-
Sara, da dove partiamo? Qual è l'idea? Di giocare con questi materiali che abbiamo studiato fino adesso. Siamo partiti da questo graticcio, quindi dalla parte artigianale, quindi abbiamo il materiale già raccolto in precedenza delle vitalbe e poi abbiamo tutti questi legni del bosco caduti che possono servirci come materiale di base. Qui abbiamo già fatto un primo esperimento dove abbiamo unito la tecnica a qualcosa di nuovo. L'idea appunto è di provare a creare qualcosa che sia comunque utile. E la vitalba cosa fa? Cresce molto velocemente. Perché no fare un pergolato artistico? Osservare i materiali, toccarli, perché comunque il tocco è una parte molto importante. Nelle mie ricerche tra creatività e benessere ho comunque ritrovato l'importanza del tocco come nel coltivare la terra. Assolutamente. Il tocco è proprio benefico. Quindi ci fa stare bene perché quel contatto con la materia porta benessere al nostro corpo. In questo caso un tocco con qualcosa di vivo, naturale. Ecco perché mi piace lavorare senza guanti nell'orto, ecco. Ora ho capito. Il processo creativo è importante, quel collegamento che facevamo prima sul benessere, è fondamentale perché è quella parte più intima di noi ma che ci porta veramente a realizzare, entrare in contatto con noi stessi e a realizzare veramente delle opere uniche. È un flusso e se pensiamo veramente alla definizione di arte o di processo creativo, non c'è un giusto o uno sbagliato, è solo una questione di sperimentazione e appunto di dire ok, per esempio, mi piace questa inclinazione, non mi piace. Per me è importantissimo, per laboratori di creatività, stimolare la curiosità di un gruppo, toccare i materiali perché comunque c'è una parte materica molto, molto importante e è il processo creativo che è veramente fondamentale. Sarà bellissimo e ne sono sicura anche il prodotto finale, ma tutta la condivisione di un gruppo, di questa esperienza, è veramente la cosa a cui tengo di più. Diamo un'occhiata all'opera finita, che in questo passaggio avremo la vitalba qui e che andrà ad arrampicarsi su questa parete. Il passaggio sarà qui dentro e qua si crea un'altra parete di vitalba. Quindi diventa una porta in cui si entra per andare dall'altra parte, eccola qua, e sotto cui si può stare per giocare, per prendere un po' d'ombra, per sedersi a prendere un po' di fresco, eccetera eccetera. E qua, come avete visto prima, c'è il richiamo ai graticci. Sara, sei finito, ma in realtà non sei finito. A me piace il non sei finito, intendiamoci, perché questa adesso è viva. Andrà a completarsi, andrà a crescere, andrà a fare delle cose. Noi gli abbiamo dato appunto un indirizzo. Sì. E vediamo cosa sceglierà di fare. La cosa bella è che facendola in qualche modo ci siamo guidati a vicenda, ci ha guidato, esatto, il posto, eccetera. Questo scambio di materiali, di creatività ci ha portato a fare qualcosa che non avevamo previsto. Esatto. Che ha rispecchiato la creatività di entrambi, il senso estetico di entrambi e una visione. Cosa te ne pare di questa esperienza? Davvero c'era uno spazio vuoto dove poter tirar fuori. Si sente che hai arte in questo, nel senso che il silenzio spesso invita al dire, per esempio. C'è stato in effetti un dialogo con le azioni. Abbiamo parlato pochissimo. Sì. Ci siamo scambiati idee, azioni, abbiamo provato a giocare nello spazio e è così che si creano le cose, è così che si cultura la creatività, appunto giocando e sperimentando. Il legame con la funzionalità, anche per chi ci sta seguendo e proverà a ripetere l'esperienza,
è il fatto di avere un obiettivo all'inizio, quindi sì, all'inizio comunque so che in quel posto voglio avere dell'ombra o so che in quel posto voglio avere un passaggio. La differenza qual è? Che invece di una struttura di ferro saldato eccetera eccetera posso costruire una cosa viva. Ci possiamo divertire e entriamo veramente in dialogo con il luogo in cui siamo. Forse tra 2 o 3 mesi sarà già diversa. Certo, io riesco a immaginarmela già con queste pareti verdi e piena di fiori, perché poi la Vitalba fiorisce e fa dei bellissimi fiori bianchi, esatto. Ricordatevelo, che quindi ha anche un aspetto estetico da quel punto di vista. Fra l'altro ho intuito che qua hai messo in campo alcune parole chiave che usi anche in altri contesti, vero? Perché se non sbaglio in giro per il mondo. I miei progetti artistici negli ultimi anni hanno avuto un'evoluzione appunto dalla scultura a un'interazione con lo spazio un po' diverso. Ovvero sono da qualche anno installazioni artistiche che hanno delle caratteristiche, sono immersive, quindi appunto la persona è al centro e qua ce l'avevamo e qui ce l'abbiamo, sono dinamiche e quindi c'è un'interazione e qui c'è l'interazione in questo caso con tra di noi e la natura, piante, certo. Quindi una ricerca su installazioni che sono immersive, sono dinamiche e sono transitorie, e qui questi elementi li abbiamo. Assolutamente, la pianta stessa che d'inverno è in un modo, d'estate in un altro, è transitorio. I materiali che comunque sono materiali di recupero, che non dureranno per sempre. Peccato, eh? E c'è un'ultima parola che abbiamo già condiviso prima, che è radicato. Per me questa è proprio un'esperienza di arte radicata. Fantastico, le piante stesse che hanno radici a terra, la struttura che andrà a diventare viva. Che d'uom perfetto l'arbore è figura, che quanto più profondo è radicato, tanto è più forte ad ogni rea ventura. Impariamo a radicarci anche facendo questo tipo di cose. Quindi abbiamo finito con questa bellissima avventura, finito ma non finito, no, di nuovo, infatti. Perché vogliamo vedere come andrà. Mi raccomando, provate anche voi nei vostri orti, nei vostri giardini, nei vostri frutteti a mettervi in gioco con questo tipo di esperienza. Riportateci poi le vostre esperienze nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti. Grazie mille Sara. Grazie a te. Se avete dubbi o consigli potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.